Juventus-Inter, perché poi dovremo andare sul mercato, mister Stellini. Può essere una trappola per la Juventus oppure potrebbe, come ci è successo nelle ultime 14 giornate, l'ennesima passeggiata? Certo, l'Inter è comunque sempre l'Inter. Beh, certo, lo diciamo tutte le domeniche che la Juve può incappare in una giornata storta, però questo non succede mai. E quindi ancora oggi la Juventus è un passo avanti alle altre, è un passo avanti ancora all'Inter. L'Inter deve velocemente ritrovare le energie, perché la settimana scorsa è stata una settimana abbastanza pesante per una squadra non abituata a giocare quel tipo di partite. Tutte le partite dell'Inter stanno diventando decisive, bisogna capire come l'Inter arriva a questa partita dal punto di vista dell'energia, perché per battere questa Juve ci vuole un'Inter perfetta. Direttore Preiti, mentre qui si parla ovviamente di probabili formazioni, la regia puntuale affidata questa sera a Pietro Rabita, Paolino Marra, con Samuele Ragusa, Fabio Cavanna e Gabriele Monte, ci propone anche quello che potrebbe essere il 4-2-3-1 dei nerazzurri a Torino venerdì sera. C'è anche da dire che però ci potremmo trovare di fronte a dei derby di mercato con Marotta, che conosce i segreti della Juventus, va all'Inter e potrebbe andare sugli stessi obiettivi, oppure no, si andrà su altri. Ma innanzitutto bisogna capire il mercato all'Inter chi lo faccia, se lo faccia Marotta o Ausilio. Io credo che degli obiettivi almeno su qualche calciatore possono essere simili. La Juve ha bisogno meno rispetto all'Inter, però ci può essere qualche derby tra Marotta, diciamo così, e Paratici su qualche calciatore, però vedremo al mercato se effettivamente... Pagatta conosce molto molto bene sia Marotta che Paratici ai tempi della Samp, e non solo, c'è la possibilità di questo derby fratricida. Sicuramente conosco meglio Marotta che Paratici, sono entrambi eccellenti. Tra l'altro agli Oscar della Gazzetta ho visto Marotta ieri sera e lo vedo bello carico. Sarà ovviamente un derby di ricchi, perché si giocheranno su piani molto alti dei giocatori che altre squadre in Italia probabilmente non possono permettersi. Io credo che il mercato dell'Inter lo farà Marotta con Ausilio, però poi alla fine, come è successo alla Juve, i grandi colpi hanno la benedizione di Marotta. Alla fine poi Paratici, prima la Sampdoria e poi alla Juve, ha imparato molto bene da Beppe, perché adesso l'eredità è pesante, ma io credo che Paratici abbia le spalle sufficientemente larghe, anche a livello politico e anche a livello di come si presenta, quello che dice, al di là del lavoro oscuro in ufficio, con le telefonate a osservatori e procuratori. Lo vedo molto bravo anche a relazionarsi col mondo, partendo da un ruolo di dirigente della Juve, dove non è facilissimo, perché hai Andrea Agnelli, hai una società molto importante, forse più facile all'Inter, perché sicuramente Zhang sarà un personaggio importantissimo, però è sempre arrivato ad un altro mondo, mentre avere alle spalle una famiglia e una tradizione come quella degli Agnelli. Eppure Paratici, anche a questo livello, da quando è andato via Marotta, se la sta giocando bene. È curioso che Beppe poteva entrare in carica oggi o domani, e invece ha voluto evitare Juventus-Inter, aspettare qualche giorno, perché comunque lì... Ha fatto bene. Sì. Ha fatto bene, tanto o lunedì o giovedì o martedì, cambia poco, però... È a casa in zona Solferino, nel suo ristorante preferito, a mangiare, aspetta queste serate che lo dividono da un impegno che sarà importantissimo, perché l'Inter con lui... Il ristorante preferito dovrebbe essere la Angolo Solferino. Bravo, per la vecchia... Adesso poi ti dico, tra l'altro ci sono andato anche a cena l'altra sera, quindi sono doppiamente asino. E no, dopo via Palermo, poi giri sulla destra... Prima a sinistra, poi parcheggi... Ok, quello là, quello non lì. Si trova parcheggio. Proprio. Il ristorante preferito di Beppe Marotta, andiamo da Alfredo Pedulla, potrebbero andare sugli stessi colpi? Se sì, quali? Un nome che si fa è Chiesa della Fiorentina. Alfredo? Sì, quello è uno, la Juve pensa di avere un diritto di operazione morale, e sottolineo morale, perché non c'è nulla di scritto in virtù di quel prestito piazza, però è tutto da scrivere alla valutazione 60. Barella piaceva a Marotta quando piaceva alla Juve, poi l'Inter si è portato in vantaggio e per me l'Inter su Barella può soltanto decidere di non prenderlo. Sicuramente il discorso legato a qualche Martial in scadenza di contratto piace ad entrambi, per Tonali dipende da Cellino e Cellino non ha fatto una valutazione, Chiesa sarà la madre di tutte le partite, però dipenderà dalla Fiorentina e parti da 60. Poi ci sarà il mercato internazionale che si scatenerà. Di sicuro, se partiamo da Barella, pensiamo a Tonali, pensiamo a Chiesa e gli sviluppi su quelle scadenze di contratto che possono far gola a entrambi. Per esempio
c'è un portiere che è in scadenza, Areola, con PSG, che sicuramente non fa gol alla Juve, che si sente coperta, ma potrebbe far gol all'Inter. Sarà un mercato fantastico sull'onda e al rimbalzo di linea Marotta, Paratici, Inter, Juve, Ausilio e compagnia. In vista di Juventus-Inter, ma anche in vista del mercato, vi mettiamo a confronto due assist men che stanno facendo molto molto bene, chi in Italia e chi invece in giro per l'Europa. Due assist men a confronto, uno è Brozovic, l'altro invece è Eriksen. Se vediamo i minuti, gli assist e se consideriamo completamente le palle inattive. Attenzione, tra calci piazzati e palle inattive sono due mostri sacri, ovviamente hanno valore importante anche in sede di calciomercato, perché Brozovic in 2740 minuti giocati contro Eriksen 3231, le presenze di Brozovic sono 34, quelle di Eriksen nel 2018 sono 43. Nel 2018 sono stati due giocatori che hanno fornito più assist da calci piazzati, palle native, 3 gol per Brozovic, 11 per Eriksen, 9 assist per Brozovic l'interista, 13 invece per Eriksen. Sono giocatori davvero molto molto importanti, mister Stellini, e questi ti fanno la differenza, anche se Brozovic comunque può e potrebbe crescere ancora tanto. Beh, dei due diciamo che nella stagione attuale Brozovic è quello che ha fatto i passi in avanti, Eriksen è quello che ha fatto qualche passettino indietro, non per colpe sue, ma perché è in difficoltà per problemi fisici. È dall'inizio dell'anno che si porta dietro dei seri problemi e quindi non sempre riesce ad avere la continuità che gli serve, che gli è servita negli anni passati per rendere al meglio. Quindi Brozovic invece è un giocatore completamente ritrovato, era diciamo un astro nascente che non esplodeva mai, e quest'anno devo dire che, avendo ampliato la gamma delle sue giocate ed essendo più decisivo, è diventato un giocatore molto forte che all'Inter, diciamo che l'arrivo di Modric di quest'estate, che doveva spodestarlo un po', non so se lo abbia motivato, però oggi non lo sta facendo rimpiangere, perché sta giocando forse un po' più continuo. E ogni tanto si prende una partita di vacanza. Sì, non solo una. No, ma l'ho detto, l'ho detto per questo lo fanno tutti. Come tu vai a Courmayeur, lui va in vacanza. Tutti i giocatori di origine slava, ogni tanto, ma non solo nel calcio, anche nella pallacanestro succede. Ogni tanto decidono che quel giorno lì per loro non va bene. Poi magari la partita dopo diventano dei giocatori alla Ronaldo. Questo è il vero problema, ma anche per Perisic c'è la stessa roba, uguale, identico. Sì, sembrano gemelli. Perisic ne prende due rispetto a Brozovic. Brozovic una sola, due sere fa abbiamo parlato, abbiamo realizzato un focus proprio su questa, diciamo, con questo rallenti di Perisic, non ci ha abituato. I problemi ci sono anche per Milinkovic-Savic, che era uomo mercato, adesso la Lazio non sta facendo bene. Ho proposto la top 11, ruolo per ruolo, giocatore 4-2-3-1. L'allenatore l'abbiamo messo da parte perché ovviamente è Max Allegri il miglior allenatore oggettivamente, soggettivamente, quello che vogliamo, del 2018. La formazione che un po' fa discutere, cosa avreste fatto di diverso? Ripetiamo: Alisson riguarda l'anno solare, quindi Alisson ovviamente ai tempi della Roma, Cancelo sia Inter che Juventus, De Vrij Lazio e Inter, Chiellini, Alexandro, Allan Pjanic, poi i tre dietro Icardi, Suso, Milinkovic, Savic e Insigne. Giannini, cosa non ti piace, cosa non ti convince di quest'11 Sport Italia? No, più o meno sono d'accordo quasi su tutto, tranne forse avrei inserito Nainggolan. Nainggolan, una squadra che arriva in semifinale Champions League, perlomeno un giocatore all'interno dei 10 che sono in campo, insomma, a parte il portiere, l'avrei inserito. Però toglimene uno, se no, aspetta Alfred, Giannini, toglimene uno, se no ci chiami in 12. Toglimene uno. Ma così a colpo d'occhio metterei Nainggolan in alternativa a Milinkovic. Alfredo. Era quello che stavo per dire io, una parentesi, perché i primi 5 mesi di Milinkovic, intendo dire nell'anno solare da gennaio a maggio, fantastici. Poi abbiamo perso il radar, molto bene Nainggolan nella prima parte, altalenante nella seconda, quindi se la giocherebbero al 50% secondo me. Direttore Preiti. Penso che più o meno la formazione è bella, giusta. Io invece toglierei Chiellini e metterei Koulibaly, e penso toglierei Suso e metterei Mertens. Mister Stellini. Il Koulibaly lo avrei inserito anch'io al posto di uno dei due difensori, e giocatore che secondo me non può mancare è Caleon del Napoli, che nel suo ruolo per me è migliore.
Bagatta adesso mi inserisce Praccio, un passo indietro anch'io su Koulibaly, scusatemi. Sì. Vai. Mertens, metti Koulibaly. Un passo indietro assolutamente su Koulibaly, che è un rendimento fantastico. Sì, anch'io sono d'accordo. Cioè, Koulibaly tutta la vita, fai Koulibaly Chiellini, Koulibaly De Vrij, ma Koulibaly per distacco. Quindi faccio 10 passi indietro anch'io. Guido. Allora, Chiellini non lo toglierei mai. Ieri sera lei l'ha detto, il miglior difensore probabilmente del mondo oggi. Io anch'io non prescinderei da Mertens, assolutamente, quello che ha risolto i problemi del Napoli quando ne hanno bisogno. Non dimenticherei Dybala, credo che non ci sia. No, si gioca in 11 sempre, Guido. Capito, al posto, io togli al posto qualcuno. Di Milinkovic tutta la vita. Io oggi togli Milinkovic, mi piazzi? Dybala, io lì, anche Dybala. Se il ruolo, ci siamo quasi, leggermente poi? Differente. E poi un Sandariano ce lo metto, ti tolgo De Vrij e ci metto Anderson. Ah. Che secondo me è il prossimo colpo di mercato, sì, in uscita alla Sampdoria quest'estate, un po' come è stato per Schick, farà venduto stile Skriniar. Schick purtroppo, non stavo per dire Schick e Skriniar, ma hai tolto la parola di bocca. Schick con poche fortune, Skriniar invece con tante fortune. Anderson è un giocatore di un altro pianeta, giovane, si sta muovendo, sta facendosi le ossa, e in estate vedi che Marotta secondo me sta già facendoci un pensierino, anche se in difesa è messo molto bene, e se no comunque anche la Juventus, visto che Chiellini non sarà eterno, uno come il danese può far sempre comodo, parcheggiato comodo, magari per un anno ancora. Alfredo, no? Mi dai degli aggiornamenti di mercato? Allora, grazie. Andrà via Miranda? No, per ricollegarmi al discorso di Guido, è giustissimo, oltretutto Miranda vuole andare via e vuole tornare in Brasile, hai fatto l'operazione screener e poi devrai a parametro zero prenderne uno o due ancora, visto che hai Ranocchia che è un 88 ma comunque ai margini. L'investimento su Anderson credo che da parte dell'Inter sia abbastanza scontato.